Buonasera, Marco da Milano, che arriva per la presentazione di un documentario molto interessante, direttore dell'Espresso, per parlare di una disfatta, della disfatta della Prima Repubblica. Come è andato questo incontro con i due registi? Bene, molto piacevole. Il documentario è bello, tiene insieme le voci dei protagonisti a molti anni di distanza e un archivio di immagini, di repertorio dell'epoca che con tante chicche, poi con tanta riconoscibilità. Parliamo un po' dei prodromi di Tangentopoli, no? E quindi i due registi sono andati alla ricerca dell'elemento politico che può aver scosso un po' il movimento. Si parla quindi del referendum Segni e Occhetto. Il referendum, questo strumento particolare di democrazia diretta, qual è il rapporto del referendum con la politica e con il popolo? Beh, il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione, è uno strumento importante che negli ultimi anni è stato molto logorato dall'uso, quindi sempre meno è stato raggiunto il quorum, sempre meno è stato raggiunto quello che si proponevano di fare i sostenitori dei singoli quesiti. Questo ci dice di una salute non ottima dello strumento referendum, ma anche della democrazia. Noi siamo a Molise Cinema e ricordiamo che lei è stato uno sceneggiatore importante tanti anni fa, ormai sono quasi 20 anni fa, no? Si chiamava Piovono Piovono mucche. Mucche. Sì, ma appunto non sono stato uno sceneggiatore Era un film. importante, era un film, sceneggiatore importante era il regista Luca Vendruscolo, che poi è diventato regista della serie Boris insieme a Giacomo E Ciarapico ha e compianto. fammelo dire a Mattia Torre, che è un amico ed è stato anche un grande regista, scrittore di cinema, di teatro, e ci manca tanto. È un'esperienza unica nella sua vita o Sì. pensa di No, voler fare un po'? frequento molti tipi di scrittura, Ok. ma non penso, penso ognuno debba fare il suo mestiere e farlo bene. Grazie. Grazie.